riusciamo a innescare quel processo di digestione iniziale che è quello che avviene nello stomaco. Dopo, quando i cibi dallo stomaco passano nell'ambiente intestinale, naturalmente lì invece è importante che l'acidità si abbassi notevolmente perché il nostro intestino è molto sensibile all'acidità e quindi si deve basicizzare. Cerchiamo di non mangiare cibi acidi comunque in generale o che aumentino di molto l'acidità. Sapete benissimo quali sono, parliamo di tutto quello che ci piace, dalla carne ai formaggi, al vino, eccetera, eccetera, eccetera. Non voglio farvi una lezione di come mangiare, di come nutrirvi, perché sapete già come comportarvi, ma ricordo sempre ambiente basico in generale. Ecco, perché è più salutare e voi ricorderete anche il motivo principale. Un ambiente acido aumenta la possibilità dell'insorgenza di tumori. Quindi per questa volta terminiamo e la prossima volta continueremo con altre due metodologie. Che sono la metodologia con tramite l'introduzione di agenti chimici, quindi la fumicatura, la conservazione sotto alcol, l'aggiunta agli additivi, ma l'aggiunta agli additivi l'abbiamo già fatta a parte, per cui non ne parleremo. E un'altra, l'ultima, è sotto la voce di altre metodologie, ed è il confezionamento in asepsi oppure il confezionamento con altre pressioni idrostatiche. Vi siete accorti che ci sono delle realtà molto accettabili perché utilizzate dall'uomo da millenni e ci sono delle realtà invece che vengono utilizzate dalla, appunto, industria sulle quali molti di noi, me compreso, hanno diciamo dei dubbi, molti dubbi. Ricordate che però questi sono metodi utilizzati, quindi ripeto per l'ennesima volta, aumentiamo l'attenzione e cerchiamo di capire quello che è meglio eliminare proprio dalle nostre diete. Bene, vi ringrazio anche per questa volta e vi do appuntamento alla prossima. Buonanotte a tutti. This is Quantum Radio. Oh.